Artemisium Web TV, questa sera Guido del Vento, un attore ormai ma Sant'Agatese Doc che ritorna in patria per le ferie d'agosto e fortunatamente abbiamo appunto il piacere di incontrarci e così ci racconti un po' la tua carriera teatrale. Ciao, grazie. Sì, io ho iniziato con il teatro. Ho fatto una scuola di Lucilla Lupaioli, Acting, Creazione e Ricerca. E, come ti dicevo, insomma, sono stato abbastanza fortunato perché io da lì poi ho iniziato a lavorare direttamente. Ho fatto diversi spettacoli, insomma, sono adesso in compagnia stabile con Valeria Freiberg, con la compagnia Teatro A, che riprendiamo la stagione a settembre. Anzi, a questo punto, no? Si può anche. Invitaci volentieri. Siamo per esempio a ottobre al Tor di Nona, mettiamo in scena le Serve di Genè e quindi se volete noi siamo lì ad aspettarvi. Lavoriamo tanto nei matinée per le scuole, e lavoro con loro ma lavoro anche con altri registi quali per esempio Alessandro Di Marco, Lucilla Lupaioli, che adesso stiamo mettendo in scena uno spettacolo che si chiama L'altrui misura, che parla di diversità ad ampio raggio, nel senso che io sono una serie di monologhi, io interpreto sei personaggi, quindi inizia con un portiere e lo faccio in bolognese, poi il portiere, diciamo che sono tutti arrabbiati fra di loro, perché ognuno non accetta la diversità dell'altro e quindi sono tutti condomini che discriminano gli altri, partendo però dalla propria diversità. E quindi io faccio questo portiere, poi c'è il portiere che ce l'ha a morte con un cinese, e quindi giochiamo sul cinese, il cinese a sua volta su una transessuale, la transessuale sul ragazzo disabile. Il disabile sul ragazzo gay, il ragazzo gay su una mamma. Quindi giochiamo su queste diversità, sui dialetti, perché facciamo il bolognese, il barese, essendo io comunque di origini, cioè mio padre è di Canosa, per cui uso anche quello, il romano, perché dopo tanti anni a Roma ormai insomma, me la cavo abbastanza. Il mio dialetto di Sant'Agata uso il disabile per esempio lo faccio nel mio dialetto sant'agatese e altri in italiano. E quindi dovrebbe partire questo spettacolo che dovrebbe essere anche una tournée. Quindi innanzitutto in bocca al lupo, anche se nello spettacolo non si dice proprio così, però insomma ti abbiamo visto e lo sappiamo, ti abbiamo visto in tanti spot, fortunatamente in quelle occasioni andando in televisione riusciamo a vederti, ma appunto tanto teatro. Da dove nasce questa passione che da Sant'Agata ti ha portato a Roma, ma ti porta appunto anche in giro con le tue tournée? Da dove nasce? Nasce da, non lo so, dalla voglia di vivere tante cose diverse. È un mestiere che ti dà la possibilità, se vuoi, di poter provare a credere realmente di essere un'altra persona, quindi di vivere altre situazioni che magari nella vita non mi capiteranno mai e di poter, ecco, calarmi in situazioni diverse, in personaggi diversi e ognuno ti lascia qualcosa, quindi è anche un arricchimento personale, nel senso che è un qualcosa che poi ti porta a maturare anche personalmente, perché c'è uno scambio diretto fra attore e personaggio, quindi tu presti al personaggio corpo, voce, anima, e il personaggio ti dona le sue esperienze, quindi ti forma proprio come persona, ti permette di crescere, di evolvere. Dicevi prima, il mio mestiere ormai è diventato il tuo lavoro, ma un lavoro che però è soprattutto un credo. Quindi come fai a conciliare, come riesci a conciliare appunto la parte professionale di questo con quello che l'attore poi deve vivere in prima persona sulla propria pelle per riuscire a interpretare e a fare bene questo lavoro? Ma guarda, come dicevo prima, il segreto è crederci realmente, cioè nel senso di affrontare un testo e cercare di capire quali sono le circostanze date, obiettivi, cosa vuole, cosa non vuole, e provare a credere realmente di essere in quella situazione. Quindi provare a vedere tu con la massima onestà, mettendo in gioco te stesso, che cosa puoi offrire in quella situazione, no? Per carità, il personaggio ha una sua linea, tu però in questa linea metti il tuo e quindi parti dalle circostanze date, parti da quello che faresti tu in quella situazione e vedere quello che fai tu come può conciliarsi con quello che invece dovrebbe fare il personaggio. E quindi lo trovo estremamente affascinante questo scambio reciproco.
Grazie Guido, noi continueremo a seguirti, speriamo che tu ci possa far sapere presto anche i tuoi prossimi eventi, spettacoli e chissà cos'altro, e allora, quindi in bocca al lupo. A ottobre sono a Tordinona, ci sono, dovrebbero essere 4 settimane, quindi intanto c'è il Tordinona, che è insomma un teatro abbastanza storico a Roma. E poi speriamo di vederci in televisione. Grazie a te. In bocca al lupo. Grazie.